Tu dici il tuo nome. Andrea. E il tuo? Rebecca. Avvicinati un po'. Rebecca. Rebecca e Andrea. Che cosa ci leggete, ragazze? Volevamo cantarvi la poesia per i nonni. Ci cantate la poesia per i nonni. Molto bene. Avete bisogno della musica o volete farlo senza? Senza. Senza? Fate bene che questo non sa tanto. Ma se fa qualche nota a caso la può fare o vi distrae? La può fare? No. Non la può fare, basta. Maestro, te ne puoi andare per favore? Benissimo, Rebecca e Andrea, senza musica, la canzone dei nonni. Fai una parola. I nonni sono speciali, anche più dei regali. Pa, pum pum pa. I nonni sono belli, anche più dei gioielli. Pa, pum pum pa. Quando il cielo è stellato, tutto è colorato. Pa, pum pum pa. Ci danno tanti baci, nonna prepara pollo e spinaci. Pum pa, pum pum pa. Con loro facciamo i bravi, con loro siamo contenti, perdiamo tutti i denti. Pum pa, pum pum pa. Cari nonni, siamo qui per farvi essere felici questo venerdì. Pum pa, pum pum pa. Quando siete insieme a noi faccio rima con i buoi. Pum pa, pum pum pa. Vabbè, basta. Se ci doveva essere un vincitore. Ma una domanda ve la devo. Posso farvi una domanda? Allora, intanto avete fatto benissimo ad escludere il tastierista, perché mica poteva fare pum pam pum pum pam con la. Giusto. Ma l'avete scritto voi? Sì, l'ho scritto io a scuola. E tu hai scritto pum pam pum pum pam. No, allora, lei fa la terza, io faccio la quarta, l'ho scritto con la mia classe questo testo. Quindi è un testo di quarta che sta leggendo una ragazzina di terza insieme a te. Lei è mia cugina. Ma che meraviglia! Ma è una meraviglia assoluta! Poi avete anche il quaderno di Chiara Ferragni, cioè sono veramente emozionato, è una cosa che mi sta emozionando. È stata Chiara probabilmente che in un video avrà fatto pum pam pum pum pam e ve l'avrà insegnato. Signore e signori, Rebecca e Andrea!